Ragazze, faccio anche il video sui prodotti che ho acquistato della nuova edizione limitata della Sien. Quest'anno hanno proposto molte cose, tra cui scrub per il corpo da usare sotto la doccia, anche spray per i piedi, una mousse per i piedi e uno spray per far sembrare i piedi più vellutati, poi c'erano i burri per il corpo, le lozioni, le creme per il corpo in spray, diciamo più leggere da spalmare, da nebulizzare, le lozioni corpo sotto la doccia, insomma c'erano tante cosette. E ora non mi sfuggono appunto tutte che avete già visto. Volevo farvi vedere quelle che ho preso io. Allora, io ho preso i tre saponi liquidi. Allora, uno è questo. Tre saponi liquidi per le mani, il Summer Passion, che secondo me sa più di un singolo frutto esotico, ma non è una profumazione particolarmente invadente, particolarmente forte, anzi è delicato. E poi c'era questo verde, il Tropical Dream, che invece è proprio un mix di profumazioni, come dire, tropicali. Quindi frutta e fiori esotici. E questo azzurro, la Icy Mint, quindi la menta fredda. E questo in effetti è più mentolato, appunto. Io quando vedo questi sapone mani in genere di tutte le edizioni limitate, anche non solo quelle estive, li compro per provarli. Sono in gel, seccano un po' le mani, ma va bene lo stesso, non ha molta importanza perché sono 500 ml. E poi c'è scritto compatibilità cutanea dermatologicamente testata. Poi ho preso, c'erano i gel doccia diciamo in flaconcino, in cilindro come dire, da 300 ml mi sembra fosse, sì da 300 ml, delle stesse profumazioni, però erano dei gel doccia formulati praticamente con dentro, si vedevano, con delle microperle. Che immagino poi a contatto massaggiandoli si fondono, insomma, e vanno ad idratare la pelle. Questa cosa non è che mi piacesse molto perché io d'estate cerco cose molto, formulazioni molto rinfrescanti, che non abbiano oli dentro o cose del genere. E poi di per sé, al di là delle pelle, la profumazione però come doccia schiuma non mi piaceva, insomma. E invece c'erano i bagno schiuma, tre profumazioni, tre boccioni, proprio il classico flacone da mezzo litro. Uno, quello arancione, tangerine, al mandarino, che era una profumazione un po' tenue, che da sola non mi piaceva. L'altro, rosso, all'anguria, e l'anguria come, diciamo come bagnoschiuma, ecco, in una formazione non mi piace. Infatti l'anno scorso, se vi ricordate in un video, avevo preso quello al pompelmo, di quelli alla frutta, e non quello al melone, perché per esempio no, questi tipi di cose non mi piacciono. E ho preso questo all'ananas, Pineapple Paradise, quindi paradiso di ananas. Ananas paradisiaco, e l'inci è quello che è, però voglio dire, non è mai morto nessuno.
non ha un profumo troppo invadente di ananas. È un profumo molto molto delicato. Uno si aspetterebbe un profumo, aprendo lì, intensissimo, invece è tipo il profumo delicato dei succhi di frutta di ananas, che comunque è abbastanza tenue. E di questi ne ho presi due, perché so che andranno a ruba, magari eventualmente nel corso dell'estate lo ricomprerò. E poi ho preso due dei tre prodotti per capelli. Allora, c'era lo spray protettivo col filtro solare. Ma io ne ho già uno, ne ho già uno, e ho preso questo shampoo e balsamo 2 in 1 per capelli stressati dal sole, fatto così. Questi sono 250 ml, shampoo dopo sole 2 in 1 per capelli stressati dal sole, con olio di babassu e filtro per raggi UV, è stato sviluppato appositamente per capelli stressati dal sole. Contiene un complesso per la cura e la protezione del capello che lo avvolge delicatamente e lo ripara da agenti dannosi e da depositi indesiderati. Deterge i capelli la cute, liberandola da residui di sabbia, sale e cloro. Previene la secchezza e rende i capelli morbidi e pettinabili. Dona ai capelli brillantezza e lucentezza e ne preserva la naturale idratazione. Uso utilizzare dopo l'esposizione al sole, massaggiare delicatamente sui capelli bagnati, lasciare agire per qualche minuto, quindi risciacquare abbondantemente. Tollerabilità cutanea dermatologicamente comprovata. Sì, hanno questo olio di babassu che, a giudicare dal nome degli ingredienti, deve essere questo Orbigna oleifera seed oil. È l'unica cosa che ha un oil. Alla fine hanno anche il tocoferolo, quindi la vitamina E, e c'è anche il pantenolo, comunque più in alto negli ingredienti. E poi ho preso anche quest'altro, che non so se sia da usare immediatamente dopo aver usato lo shampoo e balsamo, ma credo di sì. Questo che si chiama After Sun Hair Treatment, quindi trattamento per capelli, trattamento dopo sole per capelli, per capelli stressati dal sole. Questi sono 200 ml, quindi sono un po' di meno. Rigenera i capelli danneggiati e protegge efficacemente dagli effetti del sole. Rinforza la struttura interna del capello e li rende sani e setosi, previene la secchezza e dona ai capelli una naturale brillantezza. Uso applicare dopo l'esposizione al sole sui capelli bagnati, lasciare agire per 2 minuti, quindi risciacquare abbondantemente. Per un risultato ottimale, utilizzare in combinazione con Sien Shampoo 2 in 1, appunto quello di prima, e spray, Sien Spray Protezione Solare. Sì, ambedue hanno delle buone profumazioni. Sentiamo. Sì, questa è una profumazione più leggera. Invece il shampoo e balsamo, un po' più fruttata. Questo tra l'altro è una specie di simil gel per le scente, eccetera, lo shampoo e balsamo. L'altro invece è proprio una crema compatta. Non ricordo il prezzo, comunque mi sembra entrambi questi forse al massimo 2,20 euro, 2,40 euro, ma non ho lo scontrino sotto mano, forse anche meno di 2 euro. I saponi per le mani costavano sempre 1,49 euro, mi sembra, e il doccia schiuma. Sì, meno di 2 euro, forse 1,70 euro, perché essendo 500 ml. Va bene, e fatemi sapere cosa avete preso voi, e magari se trovo lo scontrino vi metto sotto i prezzi. Anche se sono comunque bassi, tanto di questi video
questo tipo di video su questi prodotti sta girando moltissimo, quindi è facile capire quanto costano. Grazie e un abbraccio a tutte e fatemi sapere se anche voi avete preso questi prodotti per capelli e se li avete anche già provati. Grazie, a presto. Ciao ragazzi, un abbraccio.